Oggi ragazzi ho preso una sverniciata in bicicletta da una bicicletta elettrica, le famose e-bike, che mi ha fatto rimanere molto male. Così ho iniziato a scoprire questo mondo e devo dire che è un mondo che ormai è una realtà, non è più una novità nel settore cycling, e questo vale sia per l'Italia che per tutte le altre parti del mondo dove ormai le biciclette elettriche la fanno da padrone da almeno il 2015. Quando si parla di biciclette elettriche, come dicevo, si parla di una realtà, cioè ormai le biciclette elettriche sono fatte per restare, non è che è una moda che c'è oggi, c'è domani e tra qualche anno non ci sarà più. No, da oggi, anzi da qualche anno, ormai le biciclette elettriche sono entrate nel panorama ciclistico quotidiano. Considerate anche che chi vende biciclette, chi ha negozi di biciclette, mi ha confidato anche in modo un pochino imbarazzato che sono forse le e-bike che continuano a tenere alto il guadagno dei biciclettai, cioè di coloro che vendono le biciclette, perché le biciclette classiche, quelle muscolari, ahimè, anche se c'è un ricambio costante anno dopo anno di modelli tutti uguali, tra l'altro se non i top di gamma, bene, chi vende biciclette, chi ha negozio di biciclette, riesce a campare soltanto grazie alle bike, perché le biciclette elettriche sono cresciute in modo esponenziale e il loro mercato soltanto nell'anno 2016 e 2017 è cresciuto del 91% rispetto al 2015, quindi una crescita che nel settore ciclismo nessun altro modello di bicicletta può avere. Ma il bello è che non c'è nessun segno di rallentamento, il mercato delle e-bike è un mercato solido, è un mercato che cresce in modo sano e costante, quindi considerate una mole di milioni di euro, si parla quindi di un mercato da oltre 100 milioni di euro in Europa, dove le e-bike stanno avendo il maggior successo su scala planetaria. Molti credono che le biciclette elettriche siano arrivate per spodestare il ciclista dalla bicicletta muscolare. Beh, non è così, perché la bicicletta elettrica è un qualcosa di alternativo alla bicicletta muscolare e che ha dei vantaggi, che li vedremo dopo, e ha anche degli svantaggi rispetto ad esempio alla bicicletta tradizionale. Quindi non vi preoccupate, nessuno ha intenzione di toglierci le nostre amate biciclette muscolari, ma da ciclisti dobbiamo capire e conoscere che ci sono anche ciclisti che non sarebbero stati tali senza le biciclette elettriche. I vantaggi della bicicletta elettrica, beh, sono innegabili. Si chiamano elettriche perché il motore elettrico dà un'assistenza alla pedalata. Questo motore elettrico entra ogni qualvolta il ciclista spinge sui pedali e dà un aiuto più o meno consistente alla pedalata. Ci sono poi alcuni modelli di bicicletta che sono dotati addirittura di un vero e proprio acceleratore, ma queste biciclette in alcuni paesi sono addirittura proibite perché sono anche un po' pericolose, dato che vanno anche parecchio forte. Il mito che le biciclette elettriche riescano a far andare il ciclista forte, anzi fortissimo, è vero, sì, ma fino a un certo punto. L'aiuto elettrico, infatti, non è che è sempre presente nella pedalata, è presente fino a un certo punto. Quando, infatti, il ciclista raggiunge determinate velocità, l'assistenza elettrica scompare, e questo serve anche per garantire una certa sicurezza a chi guida. Uno dei vantaggi più eclatanti delle biciclette elettriche non è soltanto l'assistenza alla pedalata, ma anche il fatto che, grazie a questo, si può utilizzare la bicicletta molto più spesso e con una frequenza più alta rispetto a quanto non si usi una bicicletta muscolare. Questo perché? Perché ci si stanca meno. L'assistenza elettrica, infatti, riesce a stancare meno i muscoli e meno il ciclista. In questo modo, se prima si facevano ad esempio 3 uscite a settimana, con la bicicletta elettrica, stancandoci meno, si possono fare anche 4 o 5 uscite alla settimana. Questo, secondo me, è uno dei grandi vantaggi, forse il più grande vantaggio, della bicicletta elettrica. Oggi come oggi c'è una bicicletta elettrica per ogni gusto e per ogni persona. Quindi che tu sia un rider, un mountain biker o un ciclista urbano che si sposta da casa al lavoro quotidianamente, c'è sicuramente una bicicletta che fa al caso tuo. Un altro vantaggio a cui sono particolarmente sensibile è che le biciclette elettriche spostano molte persone dalle auto sulle due ruote. Questo perché? Perché normalmente c'è una sorta di resistenza ad abbandonare la macchina per montare in bicicletta. Perché? Perché si dura fatica, perché non tutti sono allenati. Bene, grazie alle biciclette elettriche sempre più automobilisti stanno pensando di abbandonare la macchina per prendere la bicicletta. Questo si traduce in più salute in colui che abbandona la macchina per spostarsi e soprattutto un grande risparmio di quattrini, perché magari può anche decidere di abbandonare la macchina e
far bene anche così all'ambiente e all'aria che tutti noi respiriamo. Fino a qualche tempo fa uno dei grandi difetti delle e-bike erano appunto le batterie, che erano molto scadenti, ovvero duravano poco, dopo qualche ricarica dovevano essere sostituite. Oggi fortunatamente il mercato delle batterie per biciclette elettriche è all'avanguardia, ci sono batterie molto durature che hanno tempi di ricarica molto brevi e cicli di ricarica molto lunghi. Insomma, ci sono ormai batterie che riescono a far fronte a tutte le esigenze di tutti i ciclisti. Uno dei dati negativi è il costo delle e-bike. Anche volendo spendere poco non si scende quasi mai sotto le 2.000 euro, fino a un massimo di 5.000 euro. Questo può spaventare molti acquirenti, ma se ci pensate bene una bicicletta elettrica potrebbe farvi risparmiare molto, perché come dicevo prima, se avete la fortuna di lavorare vicino casa in un raggio diciamo di 10-15 km, usare una bicicletta elettrica al posto della macchina potrebbe farvi risparmiare davvero tanti quattrini. Sia perché non usate più la macchina e non avete bisogno di comprarla, sia in salute e quindi di medicine e dottori. Oltre a costare tanto, le biciclette elettriche sono anche molto pesanti. Questo è un difetto che può impedire, soprattutto nei primi chilometri, e chi non ha molta dimestichezza con le biciclette può impedire l'utilizzo ai ciclisti meno esperti. Quindi quando si monta su una bicicletta elettrica, che normalmente è più pesante di una qualsiasi altra bicicletta, dobbiamo pensare che un mezzo pesante si ferma su un tempo e una distanza più lunga, quindi iniziate a frenare prima. Ma se c'è un motivo per cui vale la pena spendere qualche migliaio di euro per una bicicletta elettrica, è che questo è il futuro. Tutti i grandi produttori di auto ormai stanno andando sul settore delle macchine elettriche, ma non solo, molti produttori di auto elettriche e non stanno entrando prepotentemente nel mercato delle biciclette elettriche. Questo può sembrare un paradosso, ma non lo è, perché i produttori di auto si sono accorti che per distanze molto brevi, magari quelle cittadine, le distanze cittadine, nessuno ormai compra più la macchina, ma semmai utilizzano la bicicletta. E quale miglior mezzo se non una bicicletta elettrica? Quindi questo è il futuro e se ne sono accorti anche i produttori di auto. Ma se sei un amante della competizione, un amante dello sport, bene, l'UCI, l'Unione Ciclistica Internazionale, sta elaborando campionati appositi per ciclisti in sella a biciclette elettriche. Quindi, come vedete, l'universo delle biciclette elettriche è un universo a 360 gradi che comprende mille sfaccettature e accontenta tutti, dal ciclista urbano al ciclista sportivo. Ok ragazzi, questo approfondimento sulle biciclette elettriche è doveroso, anche perché se ne vedono sempre di più per la strada, ed è opportuno farlo anche per tutti coloro che decidono di comprare e di passare una bicicletta elettrica. Ok, fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti in descrizione. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Buon allenamento e alla prossima, ciao!